Oggi con i miei African American Tarot, ormai lo sapete, il mazzo che io amo di più, tra i mazzi che io amo di più, ci occuperemo di una questione che richiede una stesa diversa dal solito, ossia solitamente io faccio la stesa delle 8 carte. O 7 più 1, come dico io. In questo caso faremo una stesa che ha 2 carte in più, quindi ha 10 carte, e che è utilizzata soprattutto per quanto riguarda i ritorni, ossia quando c'è una persona che da più o meno tempo si è allontanata, quindi ha rotto il rapporto in essere con voi e vogliamo un po' sondare il terreno, cioè capire che cosa la persona ha dentro, come sta reagendo alla faccenda, soprattutto che cosa pensa di voi in questo momento, cioè che immagine ha di voi? Questo penso sia l'abbinamento di carte più importante. Inoltre andremo ovviamente ad indagare anche su cosa potrebbe fare sia a livello pratico che a livello di intenzioni. Quindi, che esito concreto potrebbe avere la situazione e soprattutto che cosa noi dovremmo e non dovremmo fare, che sono altre 2 carte, un altro abbinamento molto importante per capire quali dovrebbero e non dovrebbero essere i nostri comportamenti in riferimento a questa persona che si è allontanata e a qualsiasi suo eventuale tentativo. Comunque, adesso vi ho un po' riassunto grosso modo questo metodo, quindi il metodo delle 10 carte, però in realtà, man mano che le stenderò davanti a voi, vi spiegherò come sempre nel dettaglio la posizione delle carte e il relativo significato. La domanda dunque verte su questo, ossia una persona, un uomo, si è allontanato da me dopo aver rotto la storia. Quindi deve esserci stata una storia, una frequentazione tra voi e questa persona e si vuole indagare meglio la situazione per riuscire anche a capire un po' cosa potrebbe accadere nel caso in cui noi seguissimo o non seguissimo il consiglio dei tarocchi e soprattutto andremo a cercare di capire che cosa ha dentro questa persona in riferimento a se stesso, a quello che è accaduto e a noi. Quindi è una stesa tarologica, secondo me, di grandissima importanza e di grande efficacia. In questa prima stesa, però, facciamo il caso, trattiamo il caso che questa persona si sia allontanata da poco tempo. Poi farò una stesa gemella del caso in cui ci sia invece una persona che si sia allontanata da noi da molto tempo. Perché vi ripeto, l'interesse per una persona può permanere nel tempo, anche dopo mesi, anche a volte dopo anni. Quindi comunque che una persona si muova anche dopo un bel po' di tempo ci sta assolutamente. Vi ripeto, personalmente a me è tornata gente dopo addirittura un paio d'anni, ma anche di più. Quindi
Quindi in realtà può succedere, però cambia il valore che noi diamo alla stesa, l'interpretazione dei tarocchi, cosa dovremmo e non dovremmo fare, il consiglio, cosa prova la persona. C'è una logicità nella stesa tarologica. Di conseguenza è ovvio che le domande devono essere poste in maniera diversa su due stese diverse. Quindi la stesa che facciamo oggi e adesso è in riferimento a una rottura con una persona avvenuta da poco tempo. Quindi qualche settimana, un mese, due mesi, non di più. Ok? Quindi da poco tempo. Insomma, cerchiamo un po' di capire e lo facciamo con questi tarocchi. Adesso questo lo sposto, tanto avete capito i tarocchi che uso, e inizio a mescolare ripensando bene alla domanda e poi stendiamo le carte. Allora, sì, si vede più o meno, sì. Tanto comunque come al solito poi ve le avvicino. Allora, questa è la posizione che si riferisce alla vera personalità di questo uomo. Come sta reagendo alla vostra rottura. Questa invece è la posizione che secondo me è tra le più importanti. Cosa pensa e cosa prova per voi? Che immagine si è fatto di voi dopo questa rottura e in questo periodo di lontananza? Questa è invece la posizione di che cosa lui ha intenzione di fare e come probabilmente potrebbe agire nell'immediato. Questa è la posizione centrale dell'esito definitivo della situazione e queste sono le due carte, secondo me, come al solito più importanti, che indicano il consiglio dei tarocchi, cioè cosa dovete fare e cosa non dovete fare. Allora, andiamo alla prima posizione, la vera personalità di questo individuo e come sta reagendo. Allora, sorrido perché siete uscite voi subito. Allora, la regina di bastoni, questa bellissima e sensualissima regina di bastoni. Fuori di dubbio che lui vi abbia in testa, cioè come prima carta già la regina di bastoni, mamma mia. Vi vede molto belle, vi vede autonome, vi vede forti, vi vede in potere, vi vede in controllo. Vi vede magnetiche, cioè per lui siete come delle piccole streghette che gli avete proprio, secondo me qua in questo caso, proprio rubato il cuore. E difatti poi abbiamo questo importante, diciamo, cavaliere di denari. Allora, questa persona ha assolutamente nella testa l'intenzionalità di muoversi, quindi già ve lo dico sin da subito. Guardate anche l'abbinamento di queste carte, che secondo me è molto significativo, ma anche grazie al fatto che io lo ripeterò a vita, questi tarocchi sono veramente tra i migliori. Allora, quest'uomo sta reagendo in maniera, direi, piuttosto composta, in maniera organizzata e non si sta perdendo d'animo. Nel senso che lui è assolutamente convinto, non so perché voi gli abbiate dato questa convinzione, che comunque sia lui ce la farà ad ottenere quello che vuole, che lui riuscirà a superare qualsiasi ritrosia della regina di bastoni, ma sa che ci vuole del tempo, perché qui c'è il cavaliere di denari, quindi lui sa che per elargire, vedete, quello che è tutto il suo oro, cioè tutta la sua
benevolenza, per dare a voi tutto ciò che lui vuole darvi di concreto e solido, ci vuole molto tempo. Quindi, nonostante questa persona non si sia arresa, in realtà sa che ci vuole molto tempo. Vedete che procede su questo elefante, non è in sella una motocicletta, ok? Quindi chiaramente sta procedendo molto lentamente. Anche riflettendo e programmando effettivamente molto le sue azioni. Non vuole lasciare nulla al caso, è un cavaliere di denari, quindi non si muove mai senza aver ragionato prima e lo vuole fare senza creare litigi, viene in pace, ok? Quindi non vuole litigare, vuole mostrarsi maturo, vuole mostrarsi pieno di sé, nel pieno delle proprie potenzialità, anche economiche. Ora, io non so se magari la rottura fra di voi sia stata causata da problematiche economiche, perché essendo un cavaliere di denari è come se lui volesse venire da voi, però non in uno stato di povertà, non scarno, senza nulla da darvi. È come se lui dicesse: se torno da lei devo avere tutte le potenzialità di questo mondo, altrimenti non mi muovo. Direi che sta reagendo però piuttosto bene. Un po' arrogante, perché insomma pensa di farcela sinceramente. Però devo dire la verità, ragazze, voi gli piacete, eh? Cioè, la regina di bastoni, siete venute come prima carta della stesa e gli piacete da un punto di vista fisico, cioè lo attirate in una maniera incredibile. Tra l'altro i bastoni e i denari rappresentano la materialità, la carnalità, quindi qui c'è un fuoco che arde, direi piuttosto acceso, eh? Quindi gli piacete assolutamente. Sa e pensa di potervi riprendere questo signore. Caspita, che convinzione. Allora, che cosa pensa di voi? Ta-da! Allora, niente, di nuovo. Niente, vabbè. La logica dei tarocchi è questa. Dice la stessa cosa più o meno. Allora, qui abbiamo 7 di denari. E qui abbiamo un altro cavaliere, che è il cavaliere di coppe. Allora, lui sa che comunque tra di voi c'è una ritrosia, che tra di voi c'è un qualche cosa che può riprendere, ripeto, però ci vuole molto tempo. Il 7 di denari è la carta dell'investimento, è la carta dei progetti a lungo termine. Quindi, vedete, è una corsa per la vita, nel senso che questo ragazzo sta correndo con a fianco, vedete, questo scheletro. Quindi sa che anche se questa cosa per ora è finita, è conclusa, però in realtà c'è la possibilità che rinasca, ma ci vuole molto tempo e ci vuole tanta fatica. Lui sa che in qualche modo dovrà investire tempo ed energie per riuscire in questa impresa, dove in particolar modo lui dovrà chiedere perdono. Guardate questa immagine. Qui ci sono dei ragazzini che stanno deridendo un altro bambino. Quindi è come se il tempo riuscisse a lenire le ferite e permettesse a voi di perdonare la sua irriverenza, le cattiverie che lui vi ha fatto. Questa persona non si è comportata bene con voi e lo sa. Ecco perché sa che ci vuole tempo. Sa che deve arrivare da voi con tutto il suo potenziale, perché sa che è lui che deve dare a voi, non il contrario. Fosse stata così la lettura,
sarebbe stato l'esatto contrario, cioè voi avevate potere e avreste secondo lui dovuto in qualche modo gestire e sbloccare la situazione. In questo caso lui sa che il compito spetta proprio solo a lui e sa che ci vuole molto tempo. È come se lui dicesse: fosse anche l'ultima cosa che faccio prima veramente di morire, ma io la devo riavere. E soprattutto le devo chiedere perdono. Il perdono è molto forte in questo abbinamento. Vi ripeto, guardate, qui un gruppo di sciocchini stanno schernendo un loro compagno, quindi c'è la necessità del perdono. Una delle caratteristiche principali del cavaliere di coppe è proprio chiedere perdono. Quindi sa che in qualche modo è lui che ha sbagliato ed è lui che deve tornare con la coppa. Qui c'è molta consapevolezza, eh? Quindi sa e pensa di voi che cosa? Che voi siate l'elemento ferito, che sia lui a doversi spostare, è il cavaliere. Lui a voi non dà nessuna colpa, ma neanche, diciamo, ecco, nessuna possibilità di azione. Però in questo caso, avendovi ferito lui, ci sta. È come se lui vi vedesse in una posizione molto passiva, ricevente. È lei che deve ricevere le mie scuse, la mia corte, il mio perdono, la mia attenzione. Sono io che ho sbagliato. Che cosa lui ha intenzione di fare? Wow! Vabbè, questo non poteva mancare, no? L'asso di bastoni. E vabbè, ragazzi, l'abbiamo detto. Questo, cioè, gli piacete. Cioè, questo è proprio presissimo da voi. Eccitato anche, ragazzi, cioè l'asso di bastoni, parliamoci chiaro, cioè a volte rappresenta anche proprio il membro maschile, ok? Quindi questo proprio è carnalmente attirato voi, questo ci sta veramente dentro con tutti e due i piedi in questa situazione. Qui però abbiamo un'imperatrice. Solitamente nelle carte e tra i tarocchi e gli arcani maggiori l'imperatrice è l'altra donna, non è la consultante. La regina di bastoni sì, la papessa sì, l'imperatrice è l'altra donna. Quindi in questo caso non vorrei che questa persona comunque abbia un'altra donna. E in questo caso molto probabilmente, pur essendo molto eccitato, attratto, pur desiderandovi molto, però in realtà qui abbiamo un'altra donna. Quindi lui ha questa presenza che in qualche modo lo vincola. Quindi a mio avviso, in questo momento, nel breve tempo, non credo che lui più di tanto abbia l'intenzionalità di muoversi in maniera concreta, e lo abbiamo già detto anche in queste carte. Qui abbiamo il cavaliere. Lui sa che con voi si deve muovere, ma ci vuole tempo, ci vuole molto tempo, perché è un cavaliere di denari. Qui è il sette di denari, una corsa contro il tempo, una corsa con la morte praticamente. Per chiedervi perdono sa che ci vuole tanto tempo, quindi io ho la netta sensazione che, ripeto, pur desiderandovi molto e provando un fuoco ardente, d'accordo, nei vostri confronti, lui ha quest'altra donna. Lui vorrebbe iniziare un qualche cosa con voi di nuovo, ma deve, secondo me, chiudere prima con questa persona e poi poter iniziare qualcosa di nuovo. Perché l'asso di bastoni è iniziare proprio un percorso nuovo rispetto a quello precedente. Le carte precedenti
è l'imperatrice. Quindi è come se in qualche modo, in questo prossimo futuro, lui andrà a gestire quelle situazioni che ha aperte, o quella, mi auguro che ne abbia una sola, però, perché veramente, se no, ha un harem, questa persona comunque ne ha parecchie, oppure ne ha una sola, comunque deve gestirle, chiuderle per iniziare un qualche cosa di nuovo. Però, secondo me, nell'immediato futuro, a breve breve, non ha intenzionalità in qualche modo di chiudere con questa persona o queste, perché è venuta come carta nelle intenzioni, quindi è presente, questa persona purtroppo rimane, anche se l'intenzionalità sua è di chiudere e iniziare qualcosa di nuovo. Vedete? Una nuova alba, un nuovo momento, ma in realtà in questo momento questa persona c'è ancora. Evidentemente, magari lasciando voi ha trovato un'altra persona, o magari voi sapete che questa persona c'è sempre stata, eh? Quindi in ballo c'è qualcuna. Ripeto, vorrebbe chiudere, però secondo me sa che con voi le tempistiche sono lunghe, quindi per me se la tiene questa, anche solo tra virgolette, passatemi il termine, per uno diciamo sfizio, puramente carnale, ok? Queste sono le due carte più importanti. Cosa dovreste e cosa non dovreste fare? Allora, oh, tirato su tutto qua. Allora, cosa dovreste fare e cosa non dovreste fare? Allora, cosa dovreste fare? Abbiamo la carta dell'imperatore. La carta dell'imperatore rappresenta la forza, il potere, rappresenta le scelte, le decisioni prese con coraggio, con potere, con forza. Ripeto, tutto ciò che rappresenta il controllo, l'agire seguendo una certa rigidità. La stabilità, la solidità. Dovete dimostrare a questa persona di sapervi proteggere, di avere rigore, di pretendere responsabilità, anche a costo di sembrare un po' autoritarie, anche a costo di sembrare ostinate, perché l'imperatore lo è, è ostinato. È una persona un po' dispotica? Sì, ma ci sta a volte. Perché adesso io non so che cosa vi abbia fatto, ma per sapere lui stesso di dovervi chiedere perdono è perché evidentemente qualcosa di grave l'ha fatta. Forse perché probabilmente voi avete scoperto la presenza di questa imperatrice, ad esempio. Quindi questa persona sa di trovare comunque una porta chiusa. E sa che comunque con voi ci vorrà del tempo. Di conseguenza, le carte vi consigliano, continuate su questa linea di severità. Evidentemente non dovete cedere, diciamo, il passo a un senso di magnanimità, perché evidentemente questa persona non la merita. Evidentemente questa persona merita da voi ancora, per ora, delle porte che rimangano chiuse. Ad esempio, se lo avete bloccato, lasciatelo bloccato. Se non volete contatti da parte sua, non li accettate. Ragazzi, il modo di trovarvi una persona che vuole chiedervi perdono anche a costo di metterci tutta la vita come sette di denari, un modo lo trova. Quindi cercate di rimanere severamente sulla vostra posizione. Cosa non dovete fare? Il 4 di denari. Non dovete aggrapparvi morbosamente ad un qualcosa, in questo caso penso si riferisca proprio al passato.
il 4 di denari è la carta dell'avaro, di colui che, guardate con che braccia lunghe, rimane in posizione di protezione dei suoi denari, perché rappresenta allegoricamente questa figura proprio l'avidità, la persona gretta, che morbosamente si attacca a quello che ha adesso e quello che ha avuto in passato. Quindi dovete cercare di slegarvi da tutto ciò che vi ha unito a questa persona nel passato, andando avanti con severità per la vostra strada. Deve avervi fatto qualcosa di pesante questa persona, però, perché per esserci un abbinamento del genere, insomma, evidentemente questa persona vi ha fatto qualcosa di grave, perché l'imperatore è una figura di estrema severità, di estremo rigore, quasi di comando. Quindi addirittura può essere anche il rappresentante legale di voi, nel caso in cui ad esempio abbiate, per esempio, in ballo una questione di tipo economica. Un divorzio, una separazione, per esempio, ecco, in questo caso le carte vi consigliano di ascoltare i consigli del vostro esperto agendo in maniera molto rigida, molto severa. Quindi pretendete giustizia ed evitate di attaccarvi ai beni magari materiali. Per esempio, non lo so, no, la casa è mia, la macchina è tua. La bicicletta è mia, cioè evitate di infilarvi in situazioni che vi tengano troppo legate a questa persona. Situazioni o materiali, come vi ho fatto l'esempio prima, oppure anche situazioni sentimentali o di pensiero, cioè slegatevi dal passato, lasciate andare. Cioè, se vedete ad esempio che questa persona in sede legale continua a insistere, no, ma io voglio quella cosa, me la devi dare perché lo sta facendo per in qualche modo riavvicinarsi a voi. E le carte dicono no, in questo momento no, deve sudarsi il perdono. Quindi ditegli va bene, dai, prenditi quello che vuoi, basta che ti levi dalle scatole. Un po' questo è il concetto. Oppure, per esempio, se voi lo avete, non so, bloccato su WhatsApp, social, eccetera, lasciatelo bloccato e ditegli sì, ma vai per la tua strada che io vado per la mia. Via. Fuori dalla mia vita. Questi sono un po' degli esempi banali, ma giusto per farvi capire. Comportandovi così, cosa possiamo ottenere? Qual è l'esito finale? Qui abbiamo 3 di spade, aspettate che ve lo faccio vedere, e 6 di coppe. Abbiamo un passato che torna per riconciliarsi dopo un enorme dolore. Il 3 di spade. Ripeto, questa persona deve avervi fatto qualcosa di pesante, perché il 3 di spade è una carta che rappresenta un dolore, una sofferenza particolarmente intensa che voi avete fatto fatica a lasciare andare. Ecco qua. Dovete lasciare andare. Ecco perché il consiglio delle carte. Tutto torna sempre. La logicità del principio di sincronicità è incredibile ogni volta. Ecco perché i tarocchi vi consigliano di lasciare andare, non siate attaccati al passato, perché voi facendo così riuscirete a lasciare andare il dolore, il 3 di spade. Guardate cosa fa questo ragazzo. Dice, abbassando le armi, prenditi tutto quello che io ho. Come vi dicevo prima, prendi quello che vuoi, ma vai. Prenditi
Prenditi tutto quello che ho, ma non continuare a ferirmi, non uccidermi. È un arrendersi che però vi servirà a riconciliarvi con il vostro passato. 6 di coppe, fantastica questa stesa. Fantastica perché il passato qui torna per essere perdonato e in particolar modo per permetterci di perdonare. Sono le memorie del passato che purtroppo possono continuare ad influenzare il nostro presente e quindi anche il futuro, e con le quali quindi è necessario riconciliarsi per non avere più rimorsi, rimpianti e per scegliere la propria strada in maniera assolutamente libera. Perfetto ragazzi, il consiglio delle carte è questo: siate ligi al dovere, severi, continuate per la vostra strada, lasciate andare, non vi aggrappate a quello che vi legava a questa persona, che possono essere soldi, ricordi, sentimenti, perché in futuro, difatti, solo così riuscirete a riconciliarvi con il dolore che vi è stato causato nel passato, ma dovete lasciare andare e lasciare andare. In questo caso il passato evidentemente tornerà ancora, perché secondo me questa persona ha intenzione ancora di tornare. Questa non è la stesa di una chiusura del rapporto con questa persona. Questa persona ha intenzione di ricominciare con voi. Potrebbe volervi chiedere perdono in futuro, ma sa che ci vuole tanto tempo. E soprattutto c'è questa presenza che turba un po' la stesa. Ecco perché i tarocchi vi consigliano severità. Andate avanti per la vostra strada. Lasciate andare il vostro passato con il quale poi voi riuscirete a riconciliarvi. Ma solo in questo modo riuscirete a farlo. Stesa veramente molto bella. Molto logica, e mi auguro veramente che riusciate in questa impresa, che non è poi così difficile. Bisogna amarsi, amare se stessi. Solo così si può non dare agli altri un peso eccessivo al punto da condizionarci. In bocca al lupo.